Voce mattutina si sente, eh? È un po' sì, eh. Questa voce è un po' così, un po'. Eccoci qua. Caffettino? Caffettino preso, no, preso. Già preso? L'ho fatto in due. Non me l'hai chiesto. T'ho detto, ma se vuoi caffè, mi hai detto di no, ne ho bevuto anche il tuo. Oh. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi buon giovedì sera a tutti. E oggi è un'edizione speciale che buon giovedì usciamo sera, di giovedì. Finalmente abbiamo provato la Santa Cruz, la Kit S Fox 36 Super Deluxe, montata col GX. E la novità assoluta è che è finalmente 29-29 e 160 avanti e dietro. Che non c'era mai arrivata la Santa Cruz con la Eckler, chiaramente. Non l'avevano fatta, era la 20. La precedente com'era? Era 140 d'escursione, MX, quindi 29 davanti, 27 e mezzo dietro, mentre la prima Eckler era la 27 e mezzo, 160, che però era 27 e mezzo con batteria da 500. Questa ha batteria da 720 watt-ora che, vabbè, risolve ogni problema a livello di autonomia. Motore Shimano EP8. Capriolino con la Santa. Era con Polenta, adesso è con Santa. Occhio agli alberi! Quello che abbiamo potuto capire è che, vabbè, ovviamente è molto più centrata la bicicletta in automatico con le ruote uguali. È molto facile e giocosa perché rimane abbastanza leggera. Stiamo parlando di comunque un'e-bike classica, 22 kg full carbon. È molto molto bella da inserire in curva. Quindi è molto facile da far girare e divertentissimo. Non so se sarà la mia bici preferita per quest'anno, perché ne arriveranno altre, ne devo provare parecchie. Però è una bella bicicletta, tant'è che mi ha fatto un po' pensare di prepararmela per me. Il problema è che ne è arrivata una sola e Chiaramente non si può. Buono, pedali non toccano, già passa avanti rispetto alla Eckler vecchia. Andiamo qui. No, ottimo. Sta attento al manubrio che è abbastanza larghino. C'è una trazione abbastanza importante, direi. Il sentiero non è niente di speciale, però non slitta ed è bagnato. Un bel test anche questo. Il carro incollato per terra, si sente proprio che lavora. Solito carro Santa Cruz, senza scoprire nulla. E qui siamo arrivati alla fine di un sentierino. Bello questo taglio, qui un po' di scassatino, ma si sente tutto incollato per terra. Ma a livello di schiacciasassi, di velocità sul dritto, cioè allora, siamo a livelli di Mondraker o è fatta proprio per andare su posti brutti, scassati, ma proprio il telaio Mondraker è famoso per questo. Questa qui dà una bella sicurezza, non sono riuscito a provarla in posti che cioè, familiari, perché siamo andati in un posto domenica, vabbè. Che non è un posto. Però su pezzi un po' tecnici, scassati, belli pendenti, no, va giù, ti dà molta sicurezza, quindi sicuramente se si lascia andare è una di quelle bici che ti dà più la sensazione di essere sicuro, ma la velocità è con alta. Più velocità, cioè più velocità porti e più sicuro riesci a sentirti. Sono poche le bici che ti danno questa sensazione, perché la prima volta che la provai una sensazione del genere con le bike era con la Down, la Mustache Down, quella da Endurona, 180 ad escursione avanti, 190 dietro addirittura. E c'avevi proprio questa sensazione di andare più lasciavi i freni e più la bici è bella stabile, ma quello che c'è sotto non c'era importanza. Mondraker, stesso discorso. Questa è un'altra che secondo me dà quell'effetto lì, solo che allo stesso tempo hai l'agilità e riesci comunque a recuperare qualsiasi errore. Magari sbagli linea, entri dentro un canale, riesci a uscirci, è bella. Ovviamente sarebbe da
settare, perché non abbiamo tagliato il manubrio, non abbiamo cambiato la gomma davanti, non abbiamo settato quasi niente, quindi è da provare settandola. Però ripeto, una sola ne è arrivata, non si sa quando ne arrivano altre, e quindi non possiamo andare a stravolgerla tutta, anche perché siamo un negozio e dobbiamo vendere le bici. Gran lavoro di Santa Cruz, la bici è bella. Batteria? La batteria è la stessa identica che è montata sulla Pivot, la stessa proprio identica, è una Dafrom 726 wattora mi pare, e ha la stessa autonomia che ha la Pivot, la Shuttle, quindi è infinita. Te la dimentichi? Abbiamo fatto domenica, per dire, il giro usando la batteria proprio per vedere, ma abbiamo fatto 1200 metri di dislivello, cioè avevo ancora metà batteria. Ieri a pranzo siamo usciti, abbiamo fatto altri 1000 metri di dislivello, problemi di batteria zero, ancora metà batteria. A livello di autonomia sono finiti i giochi, secondo me. Ci si diverte, si può pedalare, si può fare quello che si vuole. Molti ci hanno commentato sull'ultimo discorso che sono motorini, non sono biciclette. Sì, fondamentalmente sì. C'è anche un po' di verità, no? dal punto di vista di chi arriva dalla pedalata. È normale che chi pedala e si allena 1, 2, 3, 4 volte a settimana per essere in forma vede le bike come un motorino. È anche vero che c'è gente che la usa come un motorino, quindi ci sta. Ma sì, c'è di tutto. Però c'è anche gente che la usa per fare giri epici, e c'è gente che la usa per allenarsi in un modo un po' più soft. Magari che non ha possibilità, non ha tempo, ma sono soliti discorsi. O semplicemente per andarsi a divertire, semplicemente per starsi senza morire, in montagna, senza ammazzarsi, sì, divertirsi. Voi prendete la seggiovia quando andate a fare, andate a sciare, no? Stesso discorso. È stata apprezzata come linea, non è stato tanto apprezzata la parte centrale dove c'è la batteria, perché comunque l'avevamo messa anche vicino a una Rocky Mountain. E metterla vicino alla Rocky, quella nuova, la parte della batteria è molto più fine, molto più snella, e quindi impatta un po'. Però posso dire che a livello di maneggevolezza sono molto simili. Forse devo fare un altro test con Rocky, perché forse tra le due riesce a essere un po' più sbarazzina nella Rocky Mountain. Dice si sbarazzina una bici che è agile? Agile, ah, okay. Agile, giocosa. Okay. Diciamo che le curve, ecco, l'unica cosa che posso dire di differenza tra le due è che Rocky secondo me chiude di più la curva. Chiude di più la curva è una cosa positiva o negativa? È positiva, sì. Perché è molto più... cioè gira di più. Sì, basta guardare dove voleva andare, essere messi bene in sella e va dentro. Ho capito. Ma anche questa entra bene, però ti ripeto, non l'ho settata. Il manubrio largo era un po' impacciato, ho fatto la discesa di ieri che praticamente era troppo stretta, nel senso che c'erano gli alberi troppo vicini, quindi proprio non ci passava il manubrio, quindi di qua, di là, di qua, di là. Beh, sono le prime impressioni comunque sia queste qua. Dai. Prime impressioni, la bici è divertente, è giocosa e comunque hanno fatto un bel lavoro a livello proprio di impostazione di guida. Sicuramente è più grossa della vecchia. O comunque ha la sensazione di avere una bici più grande. E avere una bici più grande è sinonimo anche di stabilità. Sei molto sicuro, cioè non hai il pensiero di avere un ostacolo davanti e dire adesso cosa faccio, no. Arrivi lì, ti senti sicuro, lasci il freno, boom, e vai. Ti e vai siedi tu sulla sella e no. Magari seduto sulla sella no, però è bella centrale come guida, non hai sbilanciamenti dalla parte posteriore come a me personalmente dava quando c'era la ruota 27,5 che ti si abbassava e automaticamente stai un po' più indietro. Questa è bella centrale, ti viene voglia di spingere, ti viene voglia di tenerti la bici, quindi è una bici della Madonna. Poi è bella, cazzo. Ovviamente è possibile prenderla anche in versione mallet questa, però prendendola in versione mallet il carro posteriore è mallet, non ce la metti la 29, la prendi solamente in una versione. Prendendola solamente invece 29
puoi farla. Ovvio che puoi mettere una 27 e mezzo dietro. Ovviamente è ovvio anche che Santa Cruz dice che non va bene. Beh, certo. Però comunque è una ruota e ce la metti. Io le ho prese tutte 29-29, sono pienamente convinto che 29-29 vada meglio, ma senza ombra di dubbio, soprattutto per fare l'enduro. Poi in DH è un altro discorso, però l'enduro 29-29 tutta la vita, soprattutto poi sull'e-bike, che non c'è neanche il pensiero di pedalare una ruota più grossa, cioè fondamentalmente cambia nulla. Volevamo dirvi anche che oggi stamattina è uscito il nostro quarto episodio del podcast, il podcast sulla Yeti. C'era una Santa Cruz dietro, però vabbè, siamo lì. Vabbè, adesso c'è vicino. Il coso verde che scende giù e viene fuori la Yeti. Abbiamo visto che piano piano stanno, si vanno sempre meglio i podcast, un po' siamo più contenti. Ascoltandoli, interessantissimo quello Yeti. Ascoltatevelo. Quanto dura? 25, 23. Un attimo, e fateci sapere. Questo appuntamento, magari o del giovedì o del venerdì, con un talk. Sicuramente il giovedì, perché tanto il martedì usciamo sempre con il video della domenica, così un po' più. Ecco, se volete sapere, se siete curiosi di sapere dove siamo andati a finire domenica, martedì uscirà il video. Che è un bel casino. Sì, è proprio un disastro devastante. Un fiume. Non si dice enduro è esplorazione, sì, sì, va bene, però anche meno. Anche informarsi. Informarsi o anche meno, cioè proprio a vedere i funghi siamo andati, ma proprio dalla radice, com'è che si dice? Dalla parte delle radici. Dalla parte del gambo. Questa volta volevo fare un po' una comparazione con questa qui, la Rocky Mountain, e vedere anche a livello di batteria quella che va meglio, che secondo me Rocky ce n'ha un po' di più. Strano a dirsi, ma colpo di scena. Probabilmente ce n'ha di più Rocky. Bon, va bene. Vi salutiamo e vi benediciamo. Grazie mille, grazie a tutti. E vediamo, grazie. Ah no. Santa Cruz. Lasciamo con lei. Ciao ragazzi.